Buongiorno, sono Serena Vinci, sono ricercatrice presso l'Istituto Oceanews di Bordeaux e oggi sono lieta di presentarvi la pubblicazione della monografia Il Foro Provinciale di Tarraco, Tecniche e Processi Edilizi. Il cosiddetto Foro Provinciale è il complesso urbanistico e architettonico più spettacolare costruito in epoca romana nelle province d'occidente dell'impero. Occupò l'acropoli della città, l'attuale Tarragona, e da allora fino ad oggi rappresenta uno degli aspetti identificativi del centro storico di questa città. Il volume ha avuto il duplice obiettivo di indagare in maniera finora inedita i processi produttivi propri della costruzione romana, così come l'organizzazione del cantiere edilizio di un monumento la cui immagine architettonica era completamente votata alla rappresentazione simbolica e celebrativa della famiglia imperiale e delle elite cittadine locali. Il libro si articola in una parte di analisi architettonico-costruttiva di ognuna delle tre terrazze che compongono il monumento, la terrazza superiore recinto di culto, la terrazza intermedio piazza di rappresentazione e il circo. Un'analisi realizzata a partire dall'osservazione delle strutture antiche e dalla loro rappresentazione grafica. Successivamente si passa alle osservazioni riguardanti l'organizzazione del cantiere edilizio, che inevitabilmente includono considerazioni sul rapporto del monumento con la cava principale di materiale lapidio impiegato per la sua realizzazione, la cosiddetta cava del Medul. Il libro si conclude con alcuni spunti di riflessione sulla questione dei finanziamenti e dei modelli architettonici, reali o presunti, impiegati nella costruzione del foro provinciale. L'analisi dello sviluppo del cantiere edilizio ha dunque consentito di acquisire una chiave di lettura delle strutture antiche che ha fatto emergere quella dinamicità costruttiva, frutto di un progetto in continua evoluzione che si modifica e si adatta costantemente a condizionamenti esterni o dettati dalle stesse necessità del cantiere. Un processo dunque che riflette una progettazione in divenire, manifestazione dell'essenza stessa del cantiere e dell'architettura, con una percezione di questa che si esplicita in soluzioni che sarebbe limitante definire locali, ma che piuttosto fanno del foro provinciale un vero e proprio unicum. Per quanto riguarda la pubblicazione, abbiamo deciso di optare tanto per il supporto cartaceo che per l'inserimento dei contenuti sulla piattaforma online UNA, in modo da massimizzare la diffusione dell'opera e renderla facilmente accessibile a tutti. Grazie e buona lettura.